Continuiamo a parlare della guerra in corso in Medio Oriente tra Israele e Hamas, la tregua invocata un po' da tutti, dal presidente americano Biden, dal Papa, dai leader europei, sembra ancora lontana e intanto continuano gli attacchi dello Stato ebraico nella striscia di Gaza in risposta ai razzi di Hamas e anche contro quelli che provengono dai gruppi, diciamo, terroristici palestinesi, la cosiddetta Jihad. Per darvi un quadro il più possibile completo e corretto delle posizioni in campo, ieri abbiamo ospitato qui in studio il rappresentante dell'ambasciata di Israele in Italia. Domani ospiteremo l'ambasciatrice palestinese in Italia. Ma nel frattempo cerchiamo di aggiornarci su quello che sta accadendo in Israele e ci colleghiamo subito con la nostra corrispondente Maria Gianniti. Buongiorno Maria. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Maria, io ti chiederei intanto di aggiornarci su quello che è successo nella nottata e poi con te cerchiamo un po' di approfondire le questioni in campo. Che è successo questa notte, la notte scorsa? Allora, guarda, la notte è stata relativamente tranquilla, però vi posso dare gli aggiornamenti di questa mattina, perché purtroppo nuovamente le sirene hanno ricominciato a risuonare in tutto il sud di Israele, questa mattina molto presto e subito dopo, vi posso dire che li ho ascoltati proprio io in diretta passare anche sopra il cielo di Gerusalemme, si sono alzati in volo i jet israeliani per andare a colpire nuovamente sulla striscia di Gaza. Questo che cosa ci dice? Ci dice quello che accennavate voi da studio, che purtroppo, di tregua ancora non si può parlare e del resto Netanyahu l'aveva detto chiaramente, noi continueremo a colpire Hamas e tutti i gruppi terroristici fino a quando no, sarà necessario, cioè fino a quando non tornerà la calma e quindi fino a quando il popolo israeliano non potrà sentirsi al sicuro. La giornata di ieri anche era stata una giornata difficile, c'è stata una pioggia di razzi che ha investito ancora una volta tutte le città del sud di Israele, ci sono stati 8 feriti nella città di Ashdod e purtroppo si è aggravato anche il bilancio delle vittime civili nella striscia di Gaza, in quanto 2 notti fa, ne avevamo parlato proprio ieri mattina, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha colpito duramente tantissimi tunnel, quei tunnel che vengono utilizzati dai miliziani di Hamas. Ma come potete immaginare, Gaza è un territorio densamente popolato, sopra quei tunnel ci sono delle case, ci sono dei palazzi e questo inevitabilmente ha comportato anche delle vittime civili e che adesso tra i palestinesi sono oltre 200. A proposito dei bombardamenti che hanno colpito la striscia di Gaza, confermaci, sarebbe stato abbattuto anche l'unico laboratorio Covid a Gaza. E a proposito della questione di cui tu stessa ieri ci hai raccontato, l'abbattimento della torre dei media, che era insomma a detta anche dell'ambasciatore ieri presente dimora, diciamo, di alcuni obiettivo militare, diciamo così. Leggiamo quest'oggi sui giornali che però l'attuale direttrice di Washington Post, ancora direttrice di Associated Press, dice aprite un'inchiesta perché insomma non ci hanno fornito le prove che quello fosse un obiettivo militare, cioè che ospitasse miliziani, nemici. Sì, proprio così. La questione della torre che ospitava i media internazionali è stato al centro di uno scambio anche di battute a distanza tra l'amministrazione Biden attraverso il segretario di Stato americano Blinken e Netanyahu. Netanyahu, il giorno dopo l'abbattimento della torre, aveva detto che dentro quel palazzo c'erano anche uomini di intelligence di Hamas e quindi per Israele era un obiettivo da colpire. Ma proprio ieri il segretario di Stato americano ha detto che a noi non risulta, non abbiamo indicazioni precise e non avevamo almeno ricevuto indicazioni precise che quello potesse essere un target militare. Insomma, il fatto che si debba arrivare a un'inchiesta indipendente, a delle prove chiare, è stato richiesto anche dalla stessa amministrazione Biden attraverso Blinken. Quindi la vicenda è ancora tutta quanta aperta. Del resto Blinken lo ha detto, Israele ha diritto a difendersi contro gli attacchi, ma non deve dimenticare la protezione dei civili e tra i civili ci sono anche i giornalisti. Quindi tanta attenzione. Maria, in questa guerra noi parliamo dei missili di Hamas, parliamo dei missili della Jihad e non nominiamo mai l'autorità nazionale palestinese, la quale sembra essere scomparsa dalla scena, il che naturalmente, essendo l'unica autorità istituzionale legittima,
in campo palestinese è un fattore di ulteriore instabilità. Indubbiamente, bisogna chiarire che però dal 2007 tutta la striscia di Gaza è sotto lo stretto controllo di Hamas. Di fatto l'autorità nazionale palestinese dal 2007 non controlla più la striscia di Gaza, quindi è Hamas che decide il bene e il male della popolazione di Gaza. E l'autorità nazionale palestinese, è vero, si è fatta sentire, ma in maniera forse troppo blanda. Proprio ieri Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, aveva ribadito che l'aggressione israeliana deve essere fermata, ma adesso infatti la preoccupazione maggiore anche per l'autorità nazionale palestinese è che poi tutto questo conflitto, che al momento è concentrato su Gaza, possa in qualche modo riverberarsi anche sulla Cisgiordania. Non ci dobbiamo dimenticare che cos'è che ha dato origine a tutto quello che stiamo vedendo oggi, cioè la questione della spianata delle moschee per i musulmani, nonché il Monte del Tempio per gli israeliani. Quindi tutto è cominciato in un luogo estremamente delicato e che sicuramente non è Gaza, e quindi automaticamente questo si è riflettuto su quanto sta accadendo. Maria, a proposito del pressing della comunità internazionale a che si raggiunga una tregua, oggi peraltro ci sarà il vertice dei ministri dell'Unione Europea, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ecco, forse siamo nuovamente collegati. Non so fino a che punto ero riuscita ad arrivare con il mio discorso. Guarda, ti chiedevo semplicemente, diciamo, del lavorio della comunità internazionale, del pressing a che si raggiunga una tregua. Oggi peraltro ci sarà il vertice dei ministri europei, insomma, per fare il punto sulla situazione, quali scenari si possono aprire. Beh, per quanto riguarda la richiesta di tregua, insomma, lo avete scritto anche voi nel titolo, l'importante è stata la telefonata, la terza telefonata tra il presidente americano Biden e Netanyahu. Allora, l'amministrazione Biden è stata molto criticata per forse una posizione considerata troppo morbida nei confronti di Israele. E dalla dichiarazione che c'è stata ieri dalla Casa Bianca, Biden fa capire che insiste per un cessate il fuoco, ma ha ribadito ancora una volta il diritto di Israele di difendersi da questi attacchi indiscriminati con i razzi. Fra l'altro, non dimentichiamo che ieri sera Hamas aveva minacciato di colpire nuovamente Tel Aviv. Al momento questa minaccia non si è concretizzata, ma certo il rischio resta ancora. Quindi diciamo che Biden è a tutto campo impegnato per cercare di arrivare a un cessate il fuoco, lo sono anche altri attori importanti come l'Egitto, come la Giordania, insomma paesi della regione che stanno cercando di aiutare ad arrivare al più presto possibile a una soluzione di questa che lo stesso Netanyahu ha chiamato la quarta guerra contro Hamas. Speriamo che questi sforzi diplomatici possano produrre dei risultati il più presto possibile. Già. Grazie Maria. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi.